28. Lhasa. A Lhasa, la capitale del Tibet, fui protagonista di altre incomprensioni. Visitavo il centro della città quando fui attratto da un rumore che non seppi decifrare. Mi avvicinai a una casa bassa con un grande giardino, ma il rumore mi rimaneva sconosciuto anche se giungeva distinto. Tra gli alberi vedevo brulicare il colore arancione con cui si vestono i monaci buddisti, ma non capivo l'origine del crepitio che proveniva dalla casa. Quando fui a ridosso del giardino, vidi che rigurgitava di monaci, ognuno dei quali si rivolgeva ad un altro. Chi parlava era seduto e chi ascoltava era in piedi. Questi, appena il suo interlocutore finiva di parlare, batteva le mani per decretare il termine del discorso. Poi era la volta del monaco che aveva ascoltato, che si sedeva e iniziava a parlare, battendo a sua volta le mani al termine del discorso. Il crepitio che non avevo saputo decifrare era il battito continuo di centinaia di mani. Chiesi all'interprete che cosa accadeva e lui mi disse che lì ogni monaco novizio discuteva con un altro le sue tesi teologiche e al termine della tesi batteva le mani per affermare la superiorità della sua tesi rispetto a quella del suo interlocutore. Mi allontanai da quel rumore, infastidito per aver assistito a ciò che credevo fosse una vuota ritualità. Non comprendevo che quel rito era necessario a quei novizi per avvicinarsi a una maggiore consapevolezza della propria religione e dopo a una maggiore coscienza individuale. Il giorno successivo, durante la visita al Potala, la residenza che fu del Dalai Lama, entrai in una cappella in cui troneggiava una grande statua del Buddha, che all'altezza del cuore aveva un foro in un metallo che mi sembrò d'argento. All'improvviso dalla penombra uscì un monaco che impugnava una lunga picca di legno, che terminava con un puntale di metallo. Il religioso mi parlò brevemente e mi porse l'asta. L'interprete disse che il monaco mi offriva di ascoltare le parole del Buddha a un costo modico. Io accettai e il monaco infisse il puntale di metallo nel cuore del Buddha. Avvicinò l'estremità della picca al mio orecchio e mi fece segno di ascoltare. Io ascoltai, ma non udii nulla. Pagai la prestazione del Buddha e uscii dalla penombra della cappella. Salì e scesi altre scale di legno e vidi tante statue del Buddha e ancora una volta rimasi deluso da una religione che avevo ritenuto superiore alla mia. Accadeva perché non riconoscevo a quella religione il valore che le attribuivano i suoi fedeli. Non comprendevo insomma che il valore che quella religione aveva per i suoi fedeli era l'unico valore che può avere ogni religione, che se non è sorretta da una fede è inesistente.